il tempo dei generali, il tempo degli eserciti, il tempo delle armi. La von der Leyen promette un'Europa sempre più armata. E allora io vorrei chiedere, stavolta in forma musicale, a Riondino cosa pensa di questo clima di guerra che si avvicina sempre di più. Proprio stamani mi sono svegliato, ho sentito questi notiziari, c'era una cosa in radio, parlavano a lungo della guerra, chi dice bisogna andare, proprio ci vogliono andare, Macron e compagnia bella, si è svegliato Napoleone e tutta la stampa si schiera. Andiamo. Questo è il canto del giornalista che si prepara ad andare. Lascia il divano e prendi la bomba a mano. Addio Peppina, io parto per l'Ucraina. Quell'altra volta la cosa non fu risolta, perché Benito purtroppo non fu capito. Non mi fermare, ricarico il cellulare. E per la sera mi porto la canottiera. Parto domani, la giacca di Giorgio Armani. Per la sfilata la voglio già stirata. Lascia il divano e prendi la bomba a mano. Quando ritorno la pizza la voglio al forno. Mi hanno promosso 6 mesi al fronte russo, ma mi hanno permesso che poi mi faranno il sesso. Tutti i discorsi li ho messi nella borsa, li ho ricopiati da quelli degli alleati. Non c'è paura di fare brutta figura, basta obbedire, mi dicono cosa dire. Lascia il divano e prendi la bomba a mano. Voglio la pizza se torno da Zaporizza. Addio Peppina, mi piace la disciplina. Lo sguardo fiero a fianco del corrottiero, senza imbarazzo da brava testa del cazzo. Con quanta boria si canta per la vittoria. Molla il divano e prendi la bomba a mano. Se non ritorno togliete la pizza al forno. Ari il divano e piglia la bomba a mano. Addio Peppina, io parto per l'Ucraina. Pa-ra-pa-pa, 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 pa-ra-pa-pa.